Mi presento, sono Aloy. Sono dentro anche loro. Penso? Non sono sicuro! È qui che dormivano i soldati. Come la loggia a cuore del... Che posto era questo? Grazie per le tue mail. Il tempo vola in servizio. 4 mesi passati con le vecchie glorie. Non so, 20 missioni. Avanti e indietro per la costa ovest al fianco di civili arruolati, uomini e donne esaltati. In pratica il loro addestramento è... Ecco un Eddie. Quando vedi un bot, colpiscilo. Ma alla fine funziona. Con la 6ª BRM abbiamo abbattuto un Horus a Lithium Beach. Ci siamo ritirati prima che arrivassero i suoi amici, ma vederne cadere uno grosso. Spero che abbia fatto notizia, tesoro, e che tutti sappiano che potremo cambiare le cose. Dobbiamo solo dare al progetto Zero Dawn il tempo necessario. Poi tutto tornerà alla normalità. I mobili erano di metallo. Come facevano a trovarli comodi? Era il mondo di metallo. Suppongo fossero abituati. Luce rossa. Suppongo indichi che l'energia è finita. Tre linee, tre fonti. Eccone una. Ah, interessante. E fanno 2. Ancora una. Fatto. Sembra che abbia funzionato.
esserci un'altra strada. Un'altra di quelle batterie. Ma cosa me ne faccio? Sono loro, bene. Non cercano risposte, soltanto armi. Là c'è qualcosa! Che cos'è? Quella? Una mappa. Una mappa di cosa? Del nostro mondo. Il pianeta Terra, Aloy. Non è piatto come pensavi. Perché avrei dovuto pensarlo? Durante l'eclissi l'ombra sulla Luna è curva. Quindi il nostro mondo è un globo. Ed è così che appare da lontano. Ne parleremo in un altro momento. Torniamo al problema principale. I robot di Faro si stavano diffondendo in tutto il mondo, divorando qualsiasi cosa. In qualche modo, Elizabeth li fermò prima che fosse troppo tardi. Ma come? L'eclissi armeggiano con quel demone di metallo. Non penseranno di risvegliarlo, vero? Attenti! Un altro Kopesh, e questo si muove. Thank you.
soldati del passato affrontarono centinaia di quei cosi in una sola volta. Grazie, dottoressa. Si sieda. La ringrazio pure dopo quello che ha detto. La dottoressa Sobek ha chiarito la situazione, generale, e ci ha dato una scelta. Dovremmo ringraziarla. Dio mio! Che ne dite di discuterne offline? Non ci sarà alcuna discussione. Avete visto i numeri? Faro pagherà anche i conti, ma il denaro non può comprare il tempo che serve per completare Zero Dawn. Quello si compra solo col sangue. Ah, andiamo. Se aggiorniamo la flotta, decifriamo i codici. Hai sentito o no? Stavolta i robot non combatteranno per noi. Se parliamo di decifrare, allora lo scemo impazzito è un predatore alfa. Saboterà e controllerà ogni cosa automatizzata, gli lancerete contro. Così invece sarebbe come lanciare civili in un tritacarne. Comandanti, il nostro nemico si replica più velocemente di quanto lo uccidiamo. E divora biomassa per alimentarsi. Zero Dawn è l'unica soluzione. Quindi mettiamo un railgun in mano a ogni civile forte abbastanza da reggerne uno. Gli mostriamo dove è il grilletto e lo spediamo al fronte? E come diavolo ci riusciamo? Dandogli qualcosa per cui combattere. Zero Dawn. Il programma di superarmi top secret che ci salverà. Se l'umanità resisterà allo sciame abbastanza da permettere alla dottoressa di finirlo. Vi invio il file con il piano di guerra per l'operazione Vittoria Eterna. Piano? Crimine di guerra, semmai. È spiacevole, ma è già qualcosa. Vista l'alternativa. Dottoressa, abbiamo una base di lancio orbitale abbandonata fuori da Bryce, Utah, per i preparativi di Zero Dawn. È spaziosa. Quando può iniziare? Le ho già inviato una lista di candidati alfa e beta. Molti sono cittadini stranieri o membri di società per azioni, quindi estrarli... Lasci fare a me. Avrà il suo Dream Team. Si fidi. Allora vado. Base di lancio orbitale. Che cos'è? Cosa ha fatto questa gente? Cosa ha fatto Elizabeth? Libera da quel posto. Ora devo trovare la base di lancio orbitale di cui parlavano. Ho consultato i miei dati e trovato la base. È la buona notizia. E la brutta? È proprio sotto alla cittadella. Il palazzo di Tramonto. La capitale dei Cargia delle Ombre. Non proprio il massimo. Il palazzo brulica di agenti dell'Eclissi. In posizione di autorità. E tutti indossano un focus. Appena ti vedranno lo farà anche Ade. Ordinerà di ucciderti. E stavolta avrai contro l'intero esercito dei Cargia delle Ombre. Allora disattiva il loro focus. L'hai già fatto prima. Non è semplice. Troppi focus nello stesso posto. Comunicano fra loro e fanno rapporto ad Ade. Un'intera rete di focus. Una rete? Che intendi? Immagina un'enorme ragnatela invisibile estesa per tutta la valle che connette tutti i focus insieme, permettendogli di comunicare a grandi distanze istantaneamente. Capito. Beh, c'è un modo per distruggere questa ragnatela? Distruggere la rete? Audace, sì. C'è un modo. Un punto debole nella rete. Indicamelo. Non è così semplice. Mi servirà del tempo per elaborare i dettagli. Quindi che cosa dovrei fare? Aspettare? Di sicuro hai altre faccende da sbrigare. Vi faccio vivo io.
Aspetta. Silence. Altre faccende da sbrigare. Beh, Varl e Suna hanno ancora bisogno di me con l'Eclissi. Andrò appena del demone.